Ok, Mirko, non va bene questa parte, dobbiamo toglierla. Ma sì, ma perché censored? No, censored, ma lo capiscono cosa sta succedendo. Vai Ma avanti. figurati, stai lacciando le scarpe che erano slacciate di flamingo. Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Mirko Alice e bentornati sul nostro canale con una nuova reaction che voi apprezzate tantissimo, quella dei cornuti. Questa è una serie oggettivamente brutta, però se a loro piace così tanto, perché noi siamo bravi a fare la reaction anche su programmi squallidi. Quello sicuramente. Dopo averlo fatto al collegio possiamo farlo in Ma qualsiasi altro programma. basta, Ah no, veramente. Il collegio, finale. lo sapete, ce l'ho qua il collegio. Allora iniziamo, dai. Andrea è un consulente finanziario di 45 anni. Consulente finanziario, quindi i soldini Li ce l'ha, guadagna. quindi è lui che tradisce. Il collante tra loro è l'essere completamente diversi. Ok, completamente diversi, quindi corna, se sono qua per... Oddio, se due sono diversi non è che si cornificano matematicamente. Hai detto matematicamente questa puntata si chiama matematica. Facciamo una cosa, durante questa puntata cerchiamo di dire più volte possibile Matematicamente, ok, matematicamente. ci sto. Vediamo che facciamo una challenge all'interno della reaction. Per me il lavoro non è fondamentale. Non sono una persona troppo ambiziosa. Oddio, senza lavoro però. Senza lavoro è un po' difficile vivere, proprio anche matematicamente, cioè, però. Diciamo che da questo primo discorso matematicamente lei si fa mantenere. Per quanto riguarda il rapporto più intimo, io sono molto passionale. E lei non c'ha voglia, è ovvio, ma è Sì. sempre così. Ma è Cioè, uno dei normale. due non c'ha mai voglia. Roma a 2016. Dopo Oddio! tanto. Quindi non c'è il Covid? Incredibile. Siamo tornati a casa e Andrea è crollato sul divano. Ho già capito. Lei. Lui si è addormentato, lei, tipo, che ne so, esce fuori, incontra uno e Ok. si innamora. Oppure lei prende la giacca, vede il telefono e vede Può essere, le brava. chat. Attenzione, cosa aveva. Oh! Sapevo. Strano che è caduto il portafoglio, non l'avrei mai Sapevo. detto. Mi guarda, ho detto, oh, Mentre cellulare, riordinavo le sue portafoglio. cose, ho trovato un bigliettino con un Sì. numero di telefono scritto a mano. Certo, ragazzi, ma perché nel 2022, vabbè, nel 2016 in quel caso, Vabbè, le magari. persone si scrivono ancora i numeri su un biglietto, un Beh, numero, magari quello era una su un fogliettino. fruttivendola, non sapeva come mandarglielo. Certo. E quindi, prima di andare a dormire, ho voluto controllare. In che senso ho voluto? Ah, ha chiamato. L'impressione che lei si salva il numero No, e inizia a scrivergli. quella chiama subito, guarda. Perciò ho provato ad inserire questo numero e vedere cosa uscisse fuori. Su Ed è WhatsApp uscito potevi fuori mandare il foto. numero di un avvocato. Un avvocato. Di un Quindi, ah, avvocato. si vuole separare. Ho continuato a controllare bene e ho visto anche uno scambio di messaggi. Ma dove l'ha visto? Avvocato alle 13 da lei come al solito? Grazie. La Flaminia, insospettita, fa un'ulteriore verifica e inserendo quel numero sul motore di ricerca trova corrispondenza con un sito di escort d'alto bordo. Paura che si trattasse di un amante, ma scoprire che invece si trattava di una donna a pagamento mi ha fatto veramente schifo. Ah, invece se ti tradiva gratis andava bene perché almeno risparmiava, no? Ci siamo scoperti una coppia stanca. È una cosa comunque matematica, cioè, se lui non trova qualcosa da una persona, giustamente va da... Giustamente no. Tradimento è Giustamente sono tutti sbagliata. fuffoli. Caro Andrea, come ti chiamo? Come si chiama? Flaminio. Flaminio. D'ora in poi saranno Flaminio e Flaminia loro. Esatto. Caro Flaminio, se non ti va bene, la tua sfera sessuale, non tradisci Flaminia. La lasci e vai da un'altra. Flaminia. Ah, lei ok, lei esce di casa da sola, triste, Dopo disperata. aver scoperto quel biglietto. Ho già capito, adesso incontra uno palese, dai. Ah, allora è lei che lo Sì. tradisce. Un giorno, in una di queste passeggiate che facevo abbastanza lunghe, se il lavoro me lo Toh, permetteva, Flaminia trova un ho nuovo incontrato Flaminio. al parco Bruno. Questo è... Non commento, non commento, non commento, non commento Va perché bene. poi dicono che sono maschilista. Bruno, ricercatore universitario in Sì, matematica di 39 anni, va ricercatore. al parco quasi tutti i giorni per condurre una ricerca sugli stormi di uccelli. E lei poi dirà: Mamma, quanti Gli uccelli! uccelli! Solo in cielo stanno, solo in cielo! Ma avete visto quanti uccelli in aria? Ma solo in aria stanno, perché qua sono morti tutti! Arriva questa ragazza e... Sembra Angelo Duro, la voce. Molto bella, mi guarda. Lei arriva lì, guarda come si sta avvicinando così. Come se fosse una strana specie di essere vivente. Gli ho spiegato anche tecnicamente che stavo riprendendo le coreografie degli uccelli per poi ricavarne questi modelli matematici replicabili. Al che lei. Prego, guarda, ha fatto così. Vorrei vedere il tuo di uccello. Le ha proposto a questo punto
Perché non mangiarci una cosa insieme? Ma che senso ha? Cioè, tu vedi uno che fa le foto agli uccelli, ti avvicini e dici: cosa fai? Faccio le foto agli uccelli. Ah, ok, vieni a mangiare insieme qualcosa con me. Ma che senso ha? No. Le mandavo degli spezzoni di filmati di queste coreografie di uccelli e lei apprezzava, sì. Anche se avrebbe preferito altri uccelli, ma vabbè. Va bene anche quelli che volano. Non parlavo, soprattutto con Andrea, non parlavo con nessuno. Però non ho capito, lei ha detto qualcosa a lui del bigliettino? No, no, ha fatto riferimento a niente, ha fatto finta di nulla. Ma perché? Io gliel'avrei detto. Io ti avrei ammazzato di botte proprio. Appunto. Abbonamento scaduto di cosa? Watch l'ho dimenticato di pagare l'abbonamento della piattaforma streaming e lì è successo di tutto. Tant'è vero che io la guardavo e dico: ma questa è impazzita, cioè è uscita fuori di testa. Sarà Netflix, però loro non possono fare lo sponsor. Ma l'ho mandata direttamente a quel paese, per non dire altro, e sono uscito, me ne sono andato di casa. Dalla Esco! Flaminia riceve un invito da Bruno, che raccoglie tutto il suo coraggio e la invita a cena da lui. Grande Bruno! Grande Vabbè, Bruno! Diciamo che ero un po' nervoso quella sera. Ecco quello che non volevo che si vedesse, che ci provavo con lei. Che romantico! Non vuole far vedere che ci prova con lei, però la invita a cena sicuramente soltanto per una chiacchiera e per parlare di matematica o degli uccelli. Questo modo impacciato, un po' incapace, non so, mi inteneriva davvero. Ti eccitava, io direi. E a un certo punto volevo quasi che lui ci provasse. Che cringe. Si è avvicinato a me e mi ha abbracciato e mi ha detto: ma sai che mi fai morire, ti adoro. A quel punto mi son detto: lasciati andare, e l'ho baciata. Incredibile lei come sia riuscita a passare dalla ragione al torto. Da lui tutto mi sarei potuta aspettare tranne che questo impeto, questo coinvolgimento, e mi ha quasi strappato i vestiti di dosso. Hai capito il matematico sotto sotto? Ma non è un matematico, è un uccellaio. Ma no, è un matematico, l'ha detto prima. Ah sì? Io sinceramente non mi sentivo in colpa, anzi, ero quasi contenta. Stai zitta. Vabbè, lei ha già superato il tradimento, quindi dice: non c'entra nulla. Come te l'ho detto per primo. Non c'entra nulla. Tutto a un tratto, dai troppi litigi, a un certo momento la calma totale. E grazie. E nei confronti e grazie, ho trovato la pace in altri uccelli, in mezzo agli uccelli. E già. Io di questa sua improvvisa calma non sapevo che cosa e fare. E inizia a farsi due domande. Solo che una mattina, casualmente, ero a pranzo con un cliente, dal palazzo di fronte la vedo uscire. Oh 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 oh. Ma che assoluta coincidenza. Io pensavo fosse un appuntamento lavorativo, eccetera, però notai che c'era troppa confidenza. C'era un atteggiamento tra i due poco consono, diciamo, per due amici. Ho continuato a tenerli d'occhio. Poi nel momento in cui si stavano salutando, si stavano forse baciando, probabilmente. È passato. Non ci ho visto più. Pensavo, ti giuro, pensavo fosse passato un camion. No, staccavo la puntata, perché lì era la dimostrazione. Che è un fake. La stavo salutando con un bacio. E ha visto il motorino del suo ragazzo. Guarda. Ma proprio così. Oh. Vedo lei che prende il cellulare dalla borsa e nello stesso istante mi squilla il cellulare. Ed era lei. Oh mio Dio. Dio. Lei ovviamente mi ha risposto dicendomi che era lì per lavoro, che era con un cliente per fargli vedere una casa. E non so se ci ho creduto. E se l'è scampata, attenzione! Da quel giorno Andrea diventa molto sospettoso nei confronti di Flaminia, che pure non ci pensa proprio a interrompere la relazione con Bruno. Cioè, loro si continuano a vedere tranquillamente come se niente fosse. Ho detto a Bruno: ma perché tu, che sei così bravo, matematico, non usi le tue capacità per studiare, magari, ecco, non so, le mosse del Kama Sutra? Cioè, serve un matematico per fare il Kama? Non capisco, non ho capito. È come dire: devo andare a giocare a calcio, chiedo l'aiuto di un panettiere. Cioè, non c'entra molto. Ma cos'è questa inquadratura da stoncino della porta? Non sono necessarie, cioè. E una sera, tornata a casa dal lavoro, trovo una sorpresa. Musica d'atmosfera, addirittura le candele, insomma,
mi sembrava di essere tornata. Un girasole fiume, almeno fanne più di uno, magari vero, no? Non aveva budget la produzione e l'ho notato appunto dalle riprese che hanno fatto. Forse proprio in quel momento ho capito che la cosa che volevo più di tutte era che mio marito mi dimostrasse di essere ancora innamorato di me. Però anche tu devi dimostrare di amare ancora lui. Cioè, è una cosa un po' matematicamente reciproca. Ok, hai vinto tu questa challenge. Devo riprendermi assolutamente. Insomma, cominciamo a fare l'amore. Bravo. Ma l'amore... L'amorazzo! Bravo! Bravo Flamingo! Andrea è un po' spiazzato, stupito, e resta addirittura di sasso quando Flaminia prova a fare qualcosa che non fanno da troppo tempo. Ok, ok. Mirko, non va bene questa parte, di avuto tagliarla. Ma sì, ma perché censored? No, censored, ma lo capiscono cosa sta succedendo. Vai avanti. Ah, figurati, sta lasciando le scarpe che erano slacciate di Flamingo. Ho capito che a lui questa cosa non piaceva. Non gli piaceva quello? Preferisce avere le scarpe slacciate. È evidente. E la cosa mi ha messo in imbarazzo fino a bloccarmi. Totalmente, cioè io che mi blocco in una situazione del genere. Infatti, però perché si è bloccato? No, anche perché di fatto voi uomini, cioè gli uomini in generale, sono molto più propensi a fare queste cose. Noi siamo quelli che ci imbarazziamo. E poi, oltre a questo, lui all'inizio della puntata ha iniziato con la premessa: io sono molto passionato, faccio questo, faccio quell'altro. E poi, poveraccia, quella smette del suo. Ah, ok, stavo lì. No, che cavolo, lei ha fatto un passo verso di te. Adesso, caro Flamingo, sei tu che devi fare un passo verso di lei. Ed è proprio lì che ho iniziato a sfogarmi contro di lui e a dirgli tutto. Ma tu quando vai con quell'altra, con la escort... Ah. Ha proprio detto chiaramente che hai iniziato a dirle tutto. Non te blocchi? Che fai, non parli più, Flamingo? Balbettava, non riusciva a dire nulla. Ah, sì. E io però fiera e sicura della mia posizione. Io però fiera. Lo guardavo, aspettavo che crollasse. Devi dire la verità, Flamingo, devi dire la verità. Si meritava quella scenata e si meritava il fatto che io gli raccontassi che sapevo tutto. Ma certo che si meritava questo, però avresti dovuto farlo un po' prima. Non si meritava il tradimento, perché non si agisce con la stessa moneta, però... Da quel giorno Andrea cerca di farsi perdonare in ogni modo, comportandosi da marito premuroso. Ma tutto questo non mi toglieva dalla testa quei suoi atteggiamenti nell'intimità. In tutto questo, raga, io continuo a non capire come mai lui abbia rifiutato un'interrogazione orale. Prendo il tablet, sto per uscire. Matematico. Un messaggio strano. Ho elaborato il progetto di matematica da applicare alla sequenzialità dei movimenti aerobici. Sì, tipo una nuova posizione di Kama Sutra, secondo me. E lì mi venne un'idea. Di bloccare a lei il numero del tizio. Ma no! Ma perché? E di scrivere il numero del tizio sul mio cellulare. E digli sono Flaminga. No, geniale! Sì. Decide di passare all'attacco scrivendo un messaggio a Bruno, fingendosi Flaminia. Scrivo a Flaminia su questo nuovo numero che mi aveva dato sapere se ci volevamo incontrare nel pomeriggio. In teoria, se si vedono, si vedono a casa di lui, quindi lui dovrebbe conoscere la via. Aspetto qualche minuto e a un certo punto vedo arrivare verso di me quest'uomo. Oddio, questo... mi vuole derubare, rapinarmi. Mi vuole derubare. Mi fa una tenerezza. Perché lui non sa niente. Gli dico, anzi gli ordino, di raccontarmi per filo e per segno tutto quello che era accaduto tra loro. Bravo, bravo. Mi è toccato anche dirgli del Kama Sutra e dei modelli geometrici. Ma io non le avrei dette queste cose, cioè, sti cazzi che uno mi dice dimmelo. Poi gli intimo di interrompere completamente i rapporti con Flaminia. Raga, io vi giuro, io non capisco. Ti ordino di non sentire più Flaminia, ma comunque tanto ti ha tradito Flaminia, quindi devi lasciarla. Io ho promesso che lo avrei fatto, sì, perché non volevo fare una brutta fine. Perché non volevo fare una brutta, ma piccolo, guarda, mi fa una tenero, lo braccerei. Per qualche giorno Andrea non fa nulla, tiene d'occhio Flaminia e riflette sul da farsi, mentre Bruno è sparito completamente. E lei non si rende conto che il messaggio WhatsApp, l'immagine è bloccata, non si rende conto di niente. Ma infatti... No? E quindi decisi di farle un bel regalo, così, per vedere un po'
di rimettere le cose a posto. Ah, quindi lui cerca di riconquistarla. Ci può stare, visto che è stato lui il primo a sbagliare, ci può stare questo rimedio. Ha detto, boh, io l'ho fatto, tu l'hai fatto, matematicamente siamo a posto. Amore, sai che fra tutte le volte che l'hai detto questa è la volta più giusta, matematicamente siamo a posto. Esatto. Ho trovato un pacchetto, ovviamente in curiosità lo apro e trovo un libro. No, vabbè, cringe, sto roba veramente. Oh mio Dio. E ho capito che forse se Bruno è sparito, se Bruno si è allontanato da me... È perché sotto un pozzo. No! E probabilmente c'era lo zampino di mio marito Andrea. Non hanno bisogno di troppe parole, Andrea e Flaminia. Lei comunque ha capito di aver sbagliato e... E lui lo accetta. Eh sì, perché anche lui ha sbagliato, quindi sono pari. Matematicamente. Spero che finisca così. Oh, sarebbe la prima puntata volta. Prima ora che finisce bene, tra virgolette. Oddio. Però. Hanno lo stesso desiderio, ricominciare. Oh mio Ma Dio, che ora finisce bene. Trovare il Kamasutra insieme. E il tutto è finito in un lungo abbraccio, per poi... finire il tutto in camera da letto. Ma dai, ma che bello! Come stanno ancora insieme? Ma c'è un lieto fine, non ci credo. Nei due anni successivi, Andrea e Flaminia hanno ridato nuova linfa al loro rapporto, ma poi Andrea è ricascato nel suo vizietto e questa volta Flaminia ha deciso di lasciarlo. Flamingo. Recidiva. Flamingo, però... Sei matematicamente recidivo. Posso dirti, no, sei scemo. Sono coglione, sì. Dai, Flami, però scusami, Flaminia, poco dopo il divorzio, ha conosciuto un insegnante e si sono innamorati. Di matematica? Ma di educazione fisica. Perché, diciamo, fare il Kama Sutra con un matematico è un conto. È un conto. Farlo con un fisico è... con un... Educazione fisica. Ginnasta è un altro... Uno che di posizioni se ne intende. Ma detta così è brutta, però. Vabbè. E Bruno, dopo aver pubblicato ufficialmente la sua ricerca sulle coreografie degli stormi di uccelli, si è accasato con una collega. Ma esiste veramente questo libro del matematico? Allora, raga, io sono sconvolto, sono di quello che ho visto oggi. La puntata sembrava essere finita in modo positivo, ma purtroppo poi si è rovinata a causa di Flamingo. Bene, ragazzi, noi speriamo comunque che questo scempio vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. E noi ci vediamo come sempre in un prossimo video e con una nuova cornutazza. Ciao ragazzi! Lascia un commento, metti mi piace, cosa ti costa, dai che sei capace. La coppia che scoppia! Se il video ti è piaciuto, lascia un commento e iscriviti al canale. Le giornate la coppia che scoppia, sono come noi, la vita di coppia vissuta dai eroi. La coppia che scoppia è un'esplosione, Mirko ed Alice dentro il nostro cuore.